era lo sceneggiatore del film che nessun produttore voleva produrre e io poi l'ho trasformato in un romanzo, non dico per disperazione, ma per cercare un'altra via per raggiungere il pubblico. Adesso tutti vorrebbero produrlo quel film. C'è il rischio che si faccia. C'è il rischio che si faccia. E lo produco io però. Però c'è sempre questo passaggio. Allora, la sceneggiatura è il primo luogo, poi nasce il romanzo arricchisce, poi sono tornato in sceneggiatura dopo l'esperienza del romanzo, ho portato alcune cose del romanzo, ne ho tolte altre. E semplicemente questo, io penso sempre al pubblico, il pubblico è il mio punto di riferimento, nel senso che mi comporto quando leggo un libro come un lettore, mi comporto come quando faccio un film, quando faccio una serie, come uno spettatore. Se devo dedicare del tempo della mia vita alla lettura o alla visione di un film, devo essere anche premiato per questo. Per cui evitare appunto i compiacimenti, evitare troppe lucubrazioni, mettersi dalla parte dello spettatore, perché poi in fondo è questo. Io mi definisco un narratore, con grande orgoglio lo faccio. Il narratore ha una funzione specifica, cioè quella di suscitare lo stupore di chi ascolta. Io cerco il vostro stupore, non devo dimostrarvi quanto sono bravo, devo invece trovare qualcosa che è già dentro di voi, devo suscitare quello è lo scopo secondo me del narratore. Tornando alle origini, perché tu al 99 sceneggiatore, quindi lasciando la Puglia, si è a Bari, l'ha ricordato ieri. Quindi i primi passi sono stati a caso vicino a casa, di Martina Franca, pare non è un viaggio eroico, magari c'è una grande differenza, però ti chiedo, cosa porti di una regione, di dare un paese di 1000 campanili, di 20 regioni, di tante diversità insieme, al di là dei problemi enormi che abbiamo questa enorme ricchezza, lo sappiamo, nelle industrie, nell'agricoltura e nella cultura. Allora, di questa Puglia che poi di cinema e di letteratura ha fatto negli ultimi 20 anni, trampolino, un'industria, appunto, ritorno alla parola. Che cosa ti sei portato? Sei ancora molto giovane, ma da ragazzo andando fuori. Io mi arrabbio molto quando scrivono lo scrittore pugliese, il regista pugliese. Mi arrabbio, perché di pugliese in ciò che faccio non c'è assolutamente nulla. La mia pugliesità è una cosa talmente intima che quando lo dicono è come se mi toccassero la mamma. Non c'è bisogno di dire lo scrittore pugliese, io sono scrittore, punto, sono regista, punto. Questa necessità di aggiungere, no? Il pugliese c'entra niente con me, io non ambiento i thriller dei trulli, se no sarebbero truller, no? L'ho detto più di una volta. Il truller, il troller, queste cose, c'è, capite? Mi arrabbio molto quando cose dicono, come se fosse imprescindibile, come se Donato Carini dovesse essere legato, come, no, ma lo fanno per tutti gli scrittori, per tutti i registi. Io sono uno scrittore, io sono un regista. La mia pubblicità è una cosa mia e chi me la tocca rischia. La mia pubblicità viene fuori nel rapporto con le persone, si vede la mia pubblicità nel film, perché si è creato un clima talmente felice sul set e questo deriva proprio dal fatto di essere pubblicista. Ma questa era quello che chiedevo da napoletano in qualche modo.